con il mister Nicola Saviolo al termine di Hellas Verona Fiorentina Under 18. Mister, parto direttamente dal secondo tempo, il 2-2 agguantato nel giro di pochi minuti, ma in generale comunque una grande partita dei tuoi ragazzi che veramente hanno messo in campo lo spirito gialloblu, un grande spirito. Sì, sono d'accordo con te, abbiamo fatto soprattutto nel secondo tempo una grande prestazione, abbiamo trovato il pareggio dopo essere andati in svantaggio per 2-0, anche se anche il primo tempo, secondo il mio punto di vista, abbiamo fatto una buona prestazione. Nel secondo siamo riusciti a concretizzare di più quello che è la mole di gioco. Peccato perché alla fine insomma, ci abbiamo sperato. È il terzo risultato utile consecutivo che arriva dopo la grande vittoria contro l'Atalanta per 3-1. Alla sesta giornata sta veramente diventando una squadra con continuità, questa plasmata con le tue idee, che sta andando nella direzione giusta, ecco. Abbiamo parlato in settimana, abbiamo parlato anche prima della partita, appunto, di riuscire a dare continuità ai risultati, e sono contento di questa cosa qui. È un punto importante contro una squadra molto forte e che viene dopo due vittorie importanti. Delle tante cose buone che si sono viste oggi, a parte il punto raccolto contro una squadra forte come la Fiorentina, qual è la cosa migliore che si porta a casa il Verona dal pomeriggio di oggi? Ma io credo lo spirito con cui siamo scesi in campo anche al secondo tempo, dove non siamo stati frenetici alla ricerca del gol, ma abbiamo cercato di gestire per riuscire ad andare a far gol, riuscire a capire dove potevamo andargli a far male e come potevamo fargli male. Dopo l'espulsione sicuramente ci ha un po' agevolato nel fraseggio, nel poter gestire meglio la palla, ma anche lì bisogna essere maturi nel non avere la fretta di buttare palla dentro, ma di farla circolare, di farla girare fino a quando non si trova il momento giusto per concretizzare, e da questo punto di vista i ragazzi sono stati bravi.